Buonasera, non ci crederete a quello che sta succedendo, perché io stessa non ci sto credendo, ma questa è la verità, sono dovuta tornare in emergenza ai vecchi mezzi di registrazione e sto usando l'iPhone per filmare questo video. Non so cosa è successo, ma la macchina fotografica ha dei problemi. Non so se è l'obiettivo o se è la macchina stessa, ma non è più possibile registrare video, non riesco a mettere a fuoco e questo è quanto, devo portarla in assistenza. Oggi è sabato sera, tutta la giornata l'ho dedicata un po' a cose che dovevo fare in casa, perché negli ultimi weekend sono stata fuori e quindi c'erano delle cose che chiedevano la mia attenzione e ammetto che sono un po' sconsolata per questa cosa qua, però adesso che è sera mi sono resa conto che mi manca davvero tanto filmare, mi manca parlarvi e quindi mi sono detta, l'ho fatto per più di un anno di fare i video con l'iPhone, se questa è l'unica soluzione percorribile stasera, iPhone sia, e benedetto sia l'iPhone, perché altrimenti non sarei riuscita a filmare proprio. Cosa sto facendo? Sto tirando fuori la spesa, perché il sabato sera cosa vuoi fare se non andare a fare la spesa quando fuori diluvia? Ma da una parte, appunto, per il fatto che dovevo fare delle cose a casa, dall'altra parte perché sono stata un po' particolarmente attiva ultimamente, avevo bisogno di stare un po' con me stessa. Ho fatto un po' di festa, sono uscita, mi sono divertita e oggi avevo bisogno di dedicare un po' di tempo alla casa e a me stessa, però adesso mi sentivo appunto un po' sola e dovevo fare qualcosa in realtà per risollevare il morale a questa giornata e a me stessa, perché non posso far passare una giornata così, deve chiudersi meglio. E allora sono uscita, sono andata a fare un reso da Zara e poi ho fatto un po' di spesa che appunto adesso vediamo insieme, e poi sono andata a comprare anche un'altra cosa che vi faccio vedere subito. Sono andata finalmente a comprare un tostapane, perché per un sacco di tempo avevamo avuto una tostiera, quelle tipo per i sandwich, i panini, però si è rotta diversi mesi fa e nel mentre avevo usato il forno, però usavo il forno fino a stamattina per due fette di pane e mi sembra un po' uno spreco, per cui ho comprato un tostapane decente che sia proprio adatto per tostare il pane. Ho preso questo marchio Russell & Hobbs, che conosco già per la caffettiera per il caffè americano. È un marchio abbastanza figo, per cui l'ho comprata. Ce n'era una di un prezzo un pochino più alto, questa è costata 30 euro e l'ho presa da Euronics, però ce n'era anche una un pochino più costosa, costava 40 euro, era in acciaio fuori, però non c'era confezionata. E io un po' non mi piace comprare cose già aperte, toccheggiate da tutti, soprattutto che magari hanno dei difetti nascosti. E quindi mi sono detto, vabbè, prendiamo questa qua che va bene lo stesso, anche se costa 10 euro in meno. E poi, mentre stavo uscendo dal supermercato, mi sono detta, brava, ottima scelta. Perché? Perché quella in acciaio, anche se esteticamente mi piaceva di più, ci ho pensato a quanto a volte sono maldestra perché faccio colazione, faccio le cose di fretta. E quindi con quella in acciaio all'esterno avrei rischiato di ustionarmi almeno una volta al giorno.
e non è una cosa che mi piace, perché poi mi rimangono tutti i segni. E quindi col senno di poi, questa qua è la scelta perfetta per me. Non è troppo grossa, è compatta, si tostano a due fette di pane e sembrerebbe che scatti. Quindi quando il pane è abbastanza tostato, questa roba qua salta in su e lo tira fuori di nuovo, cosa ottima per me, che faccio mille cose tutte insieme e spesso brucio il pane perché me lo dimentico. Poi ha anche la pinzetta, ancora per non ustionarsi, e ha tre modalità. In realtà le modalità sono due: congelare, tostare e poi espulsione di emergenza, ho già studiato, e poi l'intensità di tostatura del pane, spero si dica così. Comunque sono super contenta del mio acquisto, dentro comunque in acciaio, e adesso andiamo a posizionarlo in cucina subito. Tra l'altro adesso dovrò comprare anche la macchina da caffè. Ho rinunciato a comprarla per diversi mesi, però adesso è arrivato il momento di ricomprarla, perché non so se vi ricordate, un po' di tempo fa avevo comprato una macchina da caffè americano, della Tristar, se non ricordo male, o Beeper, una roba del genere, vabbè, una cinesata praticamente, gira e rigira su Amazon. La trovi con marchi diversi, quindi è banalmente una cinesata che alcuni prendono e gli attribuiscono un marchio, però in realtà è semplicemente una cinesata, ribadisco. E quella macchina lì, praticamente cosa è successo? Funzionava benissimo, solo che un bel giorno mi sono dimenticata di metterci l'acqua e l'ho accesa e quindi mi è scoppiata la brocca. Ora sono andata a cercare una brocca per ricomprare la brocca perché la macchina funzionava, ma la brocca non si trovava, cioè si trovava ma costava 20 euro e in più dovevo pagare la spedizione 7 euro, che è più di quello che costa la macchina da caffè nuova, e quindi non ho più ricomprato la macchina da caffè di quel marchio lì, e ho intenzione di comprarne una un pochino più seria, appunto per non avere più queste sorprese, perché poi sono andata a vedere su Amazon se era successo anche ad altri ed effettivamente è una cosa comune quella, quindi io sì, me ne ero dimenticata di metterci dentro l'acqua, ma a quanto pare tanti è scoppiata anche con l'acqua dentro e non è una cosa positiva, direi. Mi sono dimenticata di farvi vedere un accessorio che è questo qua, che io sinceramente non conoscevo come accessorio, ma a quanto pare serve da posizionare qua sopra per riscaldare i bun, quindi il pane, i panini, paninetti o i bagels. Penso sia già pronta da utilizzare, però wow, sì, si può usare sia per tostare il pane che per fare i toast, che per scongelare il pane o scaldare i paninetti qua sopra. Perfetto, quindi non rimane che collegarlo ed è fatta. E come vi dicevo, praticamente si sceglie l'intensità di doratura, si fa scendere il pane e ad un certo punto risalta fuori. Ma qua c'è un altro tipo di problema: o non mi funziona la presa o è rotto. Vediamo se questo funziona. Funziona. Che buon profumo di plastica.
Comunque sono troppo contenta, questi sono quelle piccole cose di cui sei felice a 30 anni. Tostapane. Sì, comunque ora che ci penso, ho fatto proprio bene a prendere questo e non quello con le maniglie. Perché quello lì mi dà proprio un po' noia, faccio fatica a gestirlo. Ok, ammetto che mi sono un po' spaventata. Perfetto. Spero solo che il pane non voli via quando viene lanciato così in su. Sì, stavo dicendo che quello con le maniglie l'ho usato tipo quando sono stata via con mia mamma e mia sorella. E c'era nella casa in cui siamo state e ho fatto volare per terra le fette di pane. Questo invece, ah, troppo figo, sono troppo contenta, troppo troppo contenta. Però non capisco adesso questa presa, qual è il suo problema. E funziona anche la seconda presa, dovevo solo schiacciare con più forza e ho letto le istruzioni, al primo utilizzo bisogna impostarlo sulla massima intensità, farlo andare come primo giro a vuoto senza il pane. Ora però passiamo alle cose importanti. Sto scaldando il forno perché una delle cose che vorrei fare stasera sono le patate al forno. Ho preso le mie preferite perché appunto la serata è un po' da migliorare. Ok. Ci aggiungo sempre un po' di sale, un po' di pepe per renderle un pochino più buone. Ehi Google, timer 12 minuti. Certo, ho iniziato il timer di 12 minuti. Cos'altro ho preso? Abbiamo un passato di verdure, quello della Orogel Verdurì. Questo è buonissimo, zero fatica per prepararlo. Rucola e lattuga, perché mangio un sacco di insalate. I cachi non possono mancare in questa stagione. Poi pane per mio papà, così non ruba il mio e poi anche il mio. I ceci, anche questi immancabili a casa mia. E poi delle mele, ho preso delle mele talmente rosse che sembrano finte, guardate qua che belle che sono. Infine, sempre per stasera, i funghi che mi ha fatto scoprire Luca, il fidanzato di Olivia, i funghi praparioli triforati di Montello, questi sono veramente squisiti. Bom, questo è quanto, ci vediamo tra un istante con la cena. La cena è pronta, l'insalata l'ho fatta con songino, rucola, lattughino, ceci, funghi e una carota. Buongiorno e buon lunedì, è domenica e il sole splende, sta inondando letteralmente le strade e io ho deciso che questa giornata non la passerò in casa. Mi sto preparando, mi sto facendo carina, sono a metà dell'opera e andrò a fare un giro a Milano. Sto scegliendo anche l'outfit, ma nel mentre vorrei fare colazione, quindi provare insieme a voi per la prima volta il mio nuovo tostapane. La mia acconciatura in questo momento sembra trasmettere vibes anni 70, ma non è finita. È solo a metà, devo ancora sistemarmi bene. Per colazione mangio quasi sempre il pane tostato con burro d'arachidi e
marmellata solitamente, ma ultimamente ho cominciato a fare una cosa diversa, che è quella di sostituire la marmellata con della frutta, mezza banana o i cachi in questo momento, perché mi piacciono un sacco e quando è stagione ne voglio approfittare per mangiarli quanto più possibile. Per la prima volta mi sa che imposterò l'intensità su 2, giusto per non rischiare, e vediamo come va. Stamattina poi mi sono fatta anche una corsetta, mi sono svegliata che c'era questo bellissimo tempo e mi sentivo motivata. Già fatto? No, 2 è troppo poco, proviamo con 4. Mi sono svegliata parecchio motivata e con la voglia di fare e ho detto vabbè, andiamo subito a correre. Fa un freddo che proprio mi si sono già congelate le mani stamattina e non ero pronta. Ero vestita bene, però non avevo i guanti e penso che la prossima volta li devo mettere. Vediamo. 4, ci siamo quasi, ma penso che per come piace a me l'intensità sarà 6. Ora giustamente ho fatto in più step e quindi 6 me lo brucia sicuro, ma proprio quasi garantito. Nel mentre ho finito anche i filtri per il caffè americano e mi tocca fare il caffè con la moca, che in realtà ho già fatto anche ieri, e devo dire che ho riscoperto un amore, che poi quando si va al bar si prende comunque il caffè, quello della macchinetta, quindi simile alla moca per concetto, però a me piace un po' di più quello americano. E andiamo però, cioè, ho capito, non si sta tostando, cioè appena appena tostato, bah. Comunque mi farò il caffè americano anche con questo qua della moca, scalderò un po' d'acqua e sarà perfetto così. Quanto pare se schiaccio il tasto del pane lo tiene poco dentro, mentre se non schiaccio nessun tasto lo tosta fino a quando non decido io di tirarlo fuori. Proviamo adesso perché non vorrei sbocciarlo. Ecco, a posto. Eccolo qua, guardate. Doratura perfetta, croccantezza al punto giusto. Che buono! Questo lo metto ancora una volta. Ora, il burro d'arachidi, cioè lo spalmiamo sopra il pane. Poi il cacao, che metterò dentro una tazza, giusto da non spappolarlo direttamente tutto nel piatto. Ed è fatta. So che il discorso cacao è un po' particolare perché a molti non piace, ma a me fa letteralmente impazzire. Ecco come succede qua quando filmo i reel. Ho tirato fuori un po' di outfit e finisco anche di prepararmi.
L'idea era semplicemente quella di pettinare i capelli. Quindi ho fatto le onde con il Dyson per poi andare a pettinarli e avere semplicemente un po' di volume. Quindi niente onde troppo pronunciate, ma uno stile un pochino più naturale. Ora mi vesto e andiamo. Anzi, andiamo un parolone, devo prima filmare un po' di reel, però questo è un piccolo dettaglio, tanto per voi passa un attimo, no? Vi voglio aggiornare un po' sull'andamento di questa giornata. Praticamente non sono ancora andata a Milano, sono quasi le 2 e sto filmando reel. In realtà i reel li ho filmati, ma sto scattando le foto copertina per gli outfit che sto filmando, e questo è il secondo. Il primo era quello che stavo indossando per uscire. Ve l'ho fatto vedere o no? Non lo so, forse non ve l'ho ancora fatto vedere, vabbè. Dopo ve lo faccio vedere, ma questo outfit mi sta facendo innamorare. È stupendo. Il giorno in cui ho deciso di acquistare questo vestitino, ho fatto una delle scelte più azzeccate in materia di outfit. Mi sta dando delle vibe. Oh my god. Comunque non mi ricordavo di avere questo cappotto quando l'ho acquistato e adesso ho visto che si abbinava bene insieme. Comunque vi invito sul mio Instagram, venite a vedere i reel che ho prodotto oggi, così vi rendete conto anche del lavoro che sto facendo da quelle parti. E così da principessa subito Cenerentola vado a fare delle foto con il terzo outfit e poi forse ne scatto anche un quarto. Sono abbastanza motivata oggi. Eccomi qua pronta per uscire, come promesso vi faccio vedere l'outfit di oggi. Praticamente sto indossando i miei bellissimi stivali che ho acquistato l'anno scorso da Cereda, un paio di collant che ho acquistato l'altro giorno da Golden qualcosa, perché non mi sta venendo in mente? Praticamente sono quelle Golden Point, sì, quelle calze che ho usato tipo per tutta la mia infanzia, adolescenza in Moldavia, e quando mi sono trasferita qua in Italia ho smesso di usarle, ma l'altra sera avevo bisogno di un paio di calze last minute senza tornare a casa, e quindi sono andata da Golden Point e ho acquistato queste calze e anche altre tre paia che poi vi farò vedere, sono bellissime. Poi ho questi pantaloncini in similpelle, i soliti, questi ormai li conoscete benissimo. Il mio acquisto recente, questo maglioncino in lana e alpaca di Zara, e il blazer in lana. Questo è di Stradivarius, è di Olivia ed è di qualche anno fa, però è sempre bellissimo. Questa trama qua io la adoro. Basta, questo è quanto. Sono pronta per uscire, però praticamente ho acquistato queste che sono a pois delicatini, molto molto delicati, sono bellissimi, super eleganti. Poi ne ho acquistate altre due paia che adesso troveremo, spero. Sì, sono queste qua con il glitter dorato e caldo. Queste le avevo già. E poi un altro paio che non trovo. Ah sì, sono queste qua, ma sono semplicissime, nere, 30 denari. Sempre utili in inverno. Boh, sono pronta, possiamo andare. Eccomi di nuovo qui da voi, sto facendo i miei giri. E sono andata a Monza, ho fatto una passeggiata, ho fatto la brava, non ho preso il gelato perché alla fine non ne avevo voglia, ma sono andata da H&M e ho preso un paio di cosine che dopo vi faccio vedere. Poi ho fatto un salto all'Esselunga
per prendere delle cose che mi sono dimenticata di comprare ieri e ho trovato un nuovo kefir e ve lo sto facendo vedere perché è quasi identico a quello vero e non ci riesco a credere. Non avevo ancora trovato un kefir dal sapore proprio quasi identico a quello che bevevo quando ero in Moldavia e questo ci si avvicina veramente tanto. Questo è Ayo. E un kefir che sembrerebbe essere prodotto con latte sardo. Figo. Arborea. Yummy. Questo è veramente buonissimo. Tra l'altro, piccolo hack per voi: se volete prendere veramente tutti i benefici del kefir, prendete sempre quello bianco, perché quello con la frutta non è mai completamente pulito e sano e buono per l'intestino. Il kefir si beve per far star bene l'intestino e quindi quando lo prendete, prendetelo bianco. Altrimenti dolce va bene lo stesso, però è un dessert a quel punto, non è tanto più una cura per l'intestino. Adesso sto andando alla Media World e voglio vedere se trovo la caffettiera per il caffè americano. Non ho trovato la caffettiera, in compenso ho comprato lo spray per trattare la mia uia che sta soffrendo, non so che cosa abbia, probabilmente è stata attaccata da qualche insetto e non se la sta passando molto bene, però adesso ho fatto il trattamento, spero vada meglio. E poi ne ho approfittato perché avevo ancora un buono da spendere da diversi mesi e ho comprato delle palline per l'albero di Natale. Sono in vetro, ovviamente, io prendo solo palline in vetro perché sono più belle. Perlomeno io le trovo più belle. Queste le ho prese da Brico e un adattatore per la presa. And that's it. Poi da H&M ho comprato delle cosine molto molto basic. Bravo questo commesso. C'era un ragazzo in cassa che ha piegato le cose alla perfezione. Guardate qua. Quasi quasi mi spiace toglierle. Allora ho preso questo top beige, sono tutti top da indossare sotto i maglioni, come quello che sto indossando adesso, anche questo da H&M. Li uso sotto i maglioni così che mi tengono caldo, non mi pizzicano i maglioni e comunque si sporcano questi che sono più facili da lavare e si possono lavare più spesso e se si consumano, amen. Così non rovino i maglioni e li posso lavare meno spesso. Ne ho preso anche uno bianco e uno nero e questo è una t-shirt. Basta, questo è quanto. Questo è il weekend. Un weekend un po' su di giri, tante consapevolezze. Sono un po'. In questo momento sono un po' alterata perché ho avuto un piccolo scontro, ma mi passerà. Comunque, voglio chiudere su una nota positiva. Domani è lunedì, ricomincia la settimana, si comincia con nuove forze. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!